Giocare il modo arena su Fortnite di solito è un po' più difficile che giocare le partite in pubblica. In questo video vi insegnerò un metodo per vincere le partite in arena molto più facilmente. Ciao ragazzi, io mi chiamo Leopolo e nel video di oggi, come vi ho già detto, vi insegnerò un metodo per vincere le partite in arena più facilmente. Per farvi vedere come funziona più o meno questo metodo, farò un'analisi di una partita che ho fatto in arena con 6.000 punti e vi farò vedere come ho vinto questa partita facilmente e senza rischiare molto, ok? Allora ragazzi, in questa partita ho scelto come drop l'autorità, che è un posto che io conosco molto bene, so dove sono le casse, so dove sono le armi e per questo ho scelto questo drop, che è un drop che conosco molto bene. Allora, la prima cosa che ho fatto è vedere quante persone sono droppate con me. Ho visto quante persone c'erano perché così posso sapere se mancano una, due persone, cosa devo fare, ok? Allora, qui abbiamo visto che io ho scelto di andare via perché, allora, io come non avevo pompa e neanche avevo shield, non dovevo fightare con nessuno. Questo è il secondo consiglio principale: quando non hai shield e neanche un pompa, non devi fightare. Ed ecco, sono uscito da autorità, ho trovato un pompa, ho trovato shield ed ora mi trovo bene per fare un fight. Qui io potevo tornare ad autorità e fightare con le altre due persone, però ho scelto di non farlo perché, come ho visto nella mappa che non mi trovavo bene, come vedete io mi trovavo nella peggiore parte della safe, io ho cercato di usare le rift per posizionarmi meglio. Se vuoi capire perché ho detto che quel posto era il peggiore della safe e vuoi capire anche come trovare il migliore posto della safe, guarda il video che ho lasciato qui in alto a destra, che lì spiego come funziona la zona morta e capirai tutto questo che sto dicendo. Allora, ora che sono arrivato in un bel posto della safe, io devo cercare di prendere più materiali e anche cercare di trovare qualche loot in più. Ok, la prossima safe è arrivata ed ora devo cercare di andare nel migliore posto, la zona morta. Come vedete, ora ci sono solo 27 persone e allora tra poco prenderò la top 25, che è una cosa molto importante per quelli che stanno giocando arena e che vogliono salire di punti. Allora, qui io mi trovavo nel migliore posto della safe, che è la zona morta. Mi trovavo bene, avevo molti materiali, avevo un buon loot, perciò ho scelto di provare a fare un fight con questo tipo. Come ero nella zona morta, sicuramente potevo fare un fight senza che nessun altro mi disturbasse. Allora, ho cominciato provando a fare un po' di danno con l'assalto e come ho visto che lui si è boxato subito, l'ho pushato da sopra. Vi ricordo di una cosa, ho sempre detto al canale che la peggiore cosa che potete fare dopo che avete preso un po' di danno è fare solo un box. Questo è stato lo sbaglio del mio avversario, non doveva boxarsi in un solo box. Quando l'ho pushato, lui è entrato in panico e ha dovuto sprecare due shockwave che sarebbero utilissime nel finale del gioco per fuggire. Se qualcuno vi spara con l'assalto e volete curarvi, fate due o tre box, curatevi e se lui arriva, andate all'altro box e continuate a curarvi. Dopo che vi siete curati, fightate. Se vedete che il vostro avversario è molto forte e non riuscirete per niente a vincere il fight, usate la Shockwave o usate il Crashpad, quello che avete per fuggire. Allora, mi ricordo che a quel momento avevo le Shockwave e potevo pushare quel tipo. Però, come vi ho già detto, mi trovavo nella migliore posizione della safe e come lui andava a una città, molto probabilmente ci sarebbe qualcun altro lì. E se volete fightare tranquilli, avere più probabilità di vincere i fight, vi consiglio sempre di fightare 1v1. Se c'è un'altra persona nello stesso posto, non vi consiglio di fightare. È chiaro questo se volete vincere più facilmente la partita. Allora, qui ancora faccio i movimenti per andare nel migliore posto della prossima safe e mi nascondo in una casetta. Così posso essere sicuro che non sarò pushato da nessuno e se qualcuno entra nella casetta posso fargli facilmente un 200.
Ok, ragazzi, però vi ricordo che ero in questa posizione perché qui era un bel posto nella safe e perciò sono rimasto qui. Allora, il consiglio che posso darti di questa parte è che ho sempre scelto il migliore cammino per andare in safe. Perciò, se qualcuno mi pushava, potevo fare un fight tranquillo senza nessun altro. Allora, sempre che arrivo in safe, faccio un riconoscimento del posto dove sono. Vedo se ci sono cespugli, se ci sono i posti dove i miei avversari potrebbero nascondersi. E vi consiglio molto di fare questo, così sarete sempre preparati per tutto quello che può succedere. Ecco, ho trovato una persona e come ero nel migliore posto della safe, potevo fightare tranquillamente. Ho usato un trucchetto che vi ho insegnato in uno degli ultimi video, un trucchetto molto utile che mi ha aiutato a rubare il muro del mio avversario e poi fargli un po' di danno. Vi consiglio di guardare quel video perché ci sono tantissimi altri trucchetti come questo. Ed ecco, sono riuscito a prendere la kill senza molta difficoltà. Nel finale lui mi ha fatto un bel danno col pompa, però sono riuscito a vincere il fight. Ok, ora dovevo andare in safe e ho usato il metodo di sempre, andare per la migliore parte, la parte che non c'era nessuno. Allora, l'unica cosa che vorrei capire meglio è come non ho preso questa kill, ok? Se è un check-in nel finale del gioco, così molto probabilmente prenderai questa kill. Era molto facile, non so perché questo colpo non è entrato, però va bene. Allora, ancora qui ho usato il metodo di andare per la parte dove non c'era nessuno e sono riuscito a prendere una kill di un tipo che neanche immaginava che c'ero io lì sotto. Allora, ok, qui ho trovato le shockwave che sono una cosa importantissima per il finale del gioco principalmente e come mi trovavo in una situazione di 1v1, ho usato la shockwave per prendere il high ground che è una cosa molto importante e sono riuscito a fare un bel danno mentre volavo. Allora, per l'endgame, cerca di mantenere la calma e anche di non entrare in panico. Queste sono le due cose principali. Allora, ragazzi, qui avevo 6.000 punti e perciò tutti quei giocatori che trovavo non erano molto scarsi. Se avete ancora meno punti, sarà molto più facile vincere queste partite, principalmente perché in questo metodo di andare sempre nella migliore posizione della safe e cercare di fightare solo quando non ci sarà nessun altro per darti fastidio, è la migliore forma di vincere le partite in arena più facilmente, ok? Dopo, quando sei nel fight 1v1, cerca sempre di mantenere una distanza tra voi due, così non stai rischiando di perdere la partita. Se vedi che non riuscirai a vincere la partita così un po' da lontano, avvicinati e cerca di bloccare il tuo avversario dentro safe come ho fatto più o meno. E ragazzi, questo è il finale, grazie mille per essere arrivati fino a qui. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e al prossimo video!